Ciao a tutti, grazie per essere qui. Inizierei il talk se volete. Ok, grazie. Sono qui per parlarvi di un sistema operativo embedded, free, orientato all'Internet of Things. Si chiama Frosted. Abbiamo sviluppato negli ultimi 14 mesi più o meno. Frosted in realtà è un acronimo che vuol dire Free Operating System for Tiny Embedded Devices. La licenza è GPL, GPL2 nello specifico. La crew che se ne occupa si chiama Insane Adding Machines. Ci vediamo quotidianamente su IRC. Abbiamo un gruppo su GitHub dove sviluppiamo i diversi componenti che vi andrò a presentare. Siamo una sorta di associazione non profit, anche se non siamo ancora effettivamente stabiliti come tale, però insomma è quello che cercheremo di diventare. Lo scopo è la ricerca del software libero nell'IoT, perché crediamo che sia importante non perdere il treno dell'IoT come abbiamo fatto con mobile, dove Free software è praticamente una chimera che abbiamo cercato di inseguire per pochi mesi e poi ci siamo arresi completamente. Tutto quanto il progetto e tutti i componenti sono disponibili su GitHub, sono anche gestiti su GitHub, quindi il sistema di issues, le pull request, eccetera, eccetera. Tutto quanto avviene su GitHub. E il copyleft è decentralizzato, cioè se voi volete entrare a far parte dello sviluppo di uno di questi progetti qua, non vi sarà mai richiesto di firmare cose tipo contributor agreement o cose del genere, perché ci piace l'idea che il copyright non sia tracciabile. Non venderemo mai questa cosa qui a una grossa multinazionale a partire da un progetto free software. Ecco, questo era un po' il messaggio che volevamo dare. Il target di questo sistema operativo, quindi l'hardware su cui andremo a lavorare, il sistema operativo non è un sistema operativo portabile, gira soltanto su uno specifico target, che è un Cortex-M, che a differenza del target presentato nel talk precedente, è, diciamo, molto più piccolo, più economico, consuma molta meno energia, ed è orientato all'Internet of Things, quindi non dovete pensare più nell'ordine Raspberry Pi o roba su cui può girare Linux, diciamo, ma cose molto più piccole, anche fisicamente di dimensioni, perché però comunque sono in grado di fornire caratteristiche importanti come se andiamo su quelli di fascia più alta. Elaborazione di segnali audio, piuttosto che DMA con frame buffer video, eccetera. Elaborazione in floating point. Quindi, come dire, anche se sono un po' le cenerentole della famiglia Cortex, dal punto di vista delle feature, delle performance più che altro, a livello di feature si mantengono comunque a uno standard piuttosto decente per quello che sono, diciamo. Poi ho delle schede, magari se rimane tempo ve le farò vedere, su cui abbiamo sviluppato i vari componenti. E quindi, quali sono le feature? Sono tutti processori a 32 bit per il momento. Probabilmente ARM lancerà una famiglia di Cortex-M a 64 bit nei prossimi anni. Per il momento di Cortex-A sono usciti con 64 bit. Importantissimo che siano low power, quindi stiamo parlando di processori che sono in grado di dormire e consumare nell'ordine di microampere o, quando sono operativi, consumare nell'ordine di qualche decina di milliampere e avere anche la possibilità di spegnere singoli bus o singoli componenti in modo da risparmiare energia, perché è importante, non solo per l'impatto, ovviamente, il footprint ambientale, ma pensiamo a tutti quei dispositivi IoT dove la sorgente di energia è una batteria oppure energy harvesting come, non so, un piccolo pannello solare o insomma, recuperare l'energia dall'ambiente.
Altra caratteristica molto importante è il physical addressing, cioè non c'è una traduzione fra pagine fisiche e pagine di memoria virtuale. Cosa vuol dire? Che non c'è l'MMU, che è quel componente hardware che permette di rimappare le pagine dinamicamente da pagine fisiche a quello che il processo, il task, è in grado di vedere in quel momento. Molti di questi dispositivi hanno uno o più componenti, diciamo, interfacce di rete integrate, quindi è possibile avere una comunicazione TCP/IP. Quasi tutti hanno i vari bus embedded più diffusi, quindi I2C, SPI, ovviamente le porte seriali, e delle porte USB on the go. Quindi possono agire sia come device che come host USB. Alcuni, quelli di fascia alta, come ho detto, hanno Digital Signal Processing e Accelerated Floating Point. Che cosa c'è di disponibile per queste schede al giorno d'oggi? Diciamo che l'approccio più interessante è ancora quello del bare metal, cioè scriviamo un'applicazione in C, main.c, la compiliamo, formiamo questo ELF e la facciamo girare direttamente sulla macchina. Cosa vuol dire? Che il vostro main.c a quel punto non è un processo che sta girando su un sistema operativo, ma è essenzialmente tutto quello che la macchina fa in quel momento. Cioè, non vi è multithreading, ma la macchina è in grado solo di far girare quel main in quel momento. Questo è l'approccio, diciamo, più sensato per queste macchine al giorno d'oggi. Diciamo che l'unico parallelismo che c'è in questi casi qua è la gestione degli interrupt. E poi ci sono i cosiddetti real-time OS, dove real-time è usato in maniera impropria qui per dire tutti quei sistemi operativi piccoli che non sono Linux. Per cui vediamo delle cose anche fatte molto bene, ci sono tantissimi progetti come il nostro, anche altri, che si occupano di fornire multithreading, lo scheduling, la gestione memoria e la gestione di dispositivi distribuita a differenti entità, quindi differenti processi o thread. Però diciamo i più diffusi, per esempio FreeRTOS, è uno di questi e non è proprio un vero e proprio sistema operativo perché diciamo, fornisce soltanto uno scheduler e un po' di gestione di memoria, ma non ha niente riguardo, per esempio, terminali, file system. Non è un sistema operativo come siete abituati a pensarlo, con le shell e le chiamate di sistema, eccetera, eccetera. Ed ha anche un po' di problemi a livello di API. Il problema a livello di API di solito sono che questi sistemi operativi forniscono le loro API che sono abbastanza criptiche, hanno questi nomi lunghissimi e se imparate a programmare per FreeRTOS è difficile che potete riusare questi vostri skill di programmazione su qualsiasi altra interfaccia, perché diciamo, è come se fosse il loro modo proprietario di parlare con scheduler, gestione di segnali e gestione di memoria. Per cui questa è una. L'altra cosa qual è? Embedded Linux, of course. Però diciamo che Embedded Linux è un problema al giorno d'oggi, perché mi spiace Giovanni, è un po' così. Il fatto che la comunità del kernel di Linux stia non sia più attenta a quelli che sono i bisogni del mondo embedded sta diventando sempre più frustrante. Adesso questa slide ha forse anche più di un anno, perché si ferma al 3.17, però ci dà una, diciamo, un'idea di in che direzione sta andando lo sviluppo del kernel di Linux oggi, cioè quanto è grande il più piccolo kernel di Linux che possiamo compilare per ogni versione. Okay? E siamo passati dagli 860K del 3.0 a quasi un megacento del 3.17 e ho modo di immaginare che, soprattutto viste come sono stati trattati alcune patch proposte al kernel di Linux
dalla comunità MicroC Linux o Linux Kernel Planification, che questa curva sia destinata ancora a crescere. Il problema qual è? È che se noi parliamo di embedded e parliamo di embedded Linux, macchine come Raspberry Pi, dove ci sono gigabyte di flash, centinaia di megabyte di RAM, non è più embedded in senso stretto. O forse è una questione che o io o chi parla di embedded Linux deve un po' riadattare l'approccio alla terminologia embedded. Cioè, che cos'è embedded oggi? Se Raspberry Pi è embedded, io sto facendo dei giocattoli praticamente. Se io sono embedded, la Raspberry Pi è un server da data center. Quindi cioè, c'è un po' di divario, diciamo, di un paio di ordini di grandezza, sia per quello che riguarda la flash che per quello che riguarda la memoria RAM a disposizione. Per cui diciamo che embedded Linux non è un approccio fattibile con questi determinati tipi di schede dove, ad esempio, nella stessa famiglia Cortex-M3 ci sono schede con 128K di RAM e 256K di flash, dove del kernel di Linux ce ne faccio entrare solo un pezzettino piccolissimo. Quindi, diciamo, non è proprio l'approccio che possiamo seguire. Però, d'altra parte, Unix ci piace tantissimo. Come facciamo a vivere senza Unix dal punto di vista di interfacce? E allora, che cosa vogliamo fare noi? Qual è il nostro goal? Arrivare ad avere una interfaccia POSIX, cioè tutte le chiamate di sistema a cui voi siete abituati, cioè read, write, open, oppure quelle delle socket tipo accept, connect, send to, piuttosto che l'accesso al file system, eccetera, quelle sono la cosa che dobbiamo mantenere, quella è la nostra API, quelle dove i nostri processi devono parlare. Okay? Quindi lo scopo finale è di avere un sistema su cui io posso compilare delle piccole applicazioni che sono state, diciamo, progettate per Linux o per macOS o per, non lo so, OpenBSD, e avere la possibilità di compilarle così come sono e farle girare su Frosted. Questo, diciamo, che è il nostro obiettivo. E ovviamente questo che cosa vuol dire? Che tutti quelli che si sono tenuti, tutti quei programmatori bravi di applicazioni Linux, e non sto parlando solo di C, perché ovviamente questo discorso si può espandere anche a altri linguaggi, hanno meno difficoltà ad avvicinarsi al mondo, e di nuovo uso questa parola, embedded, perché altrimenti l'alternativa qual è? Di imparare a fare le cose da zero, partendo dalla conoscenza dell'hardware, che non è una cosa che diciamo piace a tutti. Specialmente agli sviluppatori di sistema, di applicazione, no? Non agli sviluppatori di kernel. La cosa che ci piace anche tanto, per esempio, di Linux è la separazione netta fra user space e kernel space. Questa è una cosa che diciamo, non fornisce quasi nessuno a livello di sistemi operativi embedded, perché si tende a pensare che sia uno spreco di memoria o di risorse, e comunque non c'è la MMU, quindi come fai, eccetera. Noi ci abbiamo lavorato tanto su questa cosa qua e ci crediamo fermamente, e a noi piace ancora tanto di avere una separazione fisica fra quella che è la memoria di sistema e quella che è la memoria dei singoli processi. Quindi ogni processo per noi deve essere isolato dal kernel e isolato da tutti gli altri processi, cosa che normalmente i sistemi operativi real time non vi forniscono, ripeto. E tutto quello che riguarda accedere a componenti di sistema, diciamo per esempio all'hardware o allo stack TCP/IP, deve passare attraverso il syscall. Quindi il processo non può avere diritto a scrivere sui registri della CPU, come succede nei sistemi operativi real time, ma deve avere un sistema di supervisione che, infatti, da letteratura è una cosa che appartiene al mondo kernel. Per cui questo, diciamo, che è diciamo, l'approccio. IEEE Open System standard definisce
una classificazione di sistemi operativi POSIX per embedded, dove i sistemi attualmente disponibili come FreeRTOS o altri si occupano soltanto della relazione fra thread fra di loro, ma sempre all'interno di un singolo processo, come certi sistemi operativi americani di dubbio gusto, quindi dove non è possibile forcare un processo, ma l'unica cosa che è possibile è creare nuovi thread e avere una sorta di interfacciamento fra i thread come sistemi e meccanismi di lock, ma dove tutta la memoria è condivisa. Quindi, diciamo, rientrano nella categoria del profile 51. Quello a cui noi aspiriamo è il profile 54, chiaramente, cioè dove ci sono molti processi, molti thread, eccetera. Ovviamente con le limitazioni che sono però definite da POSIX, perché POSIX non è che dice se tu hai un sistema senza l'MMU non puoi fare un sistema POSIX. No, dice se tu hai un sistema senza l'MMU non puoi avere la fork, però puoi usare la vfork, che è una chiamata leggermente diversa, che magari andrò a spiegare. Non so se è una talk di oggi, magari domani, oppure più là. Cioè, quindi, la cosa molto importante è la protezione della memoria. Questi processori Cortex-M hanno la possibilità di suddividere la memoria in blocchi, per cui, mentre lo scheduler sta girando e cambia da un processo a un altro, decide qual è l'area di memoria che il processo stesso può accedere. Se il processo tenta di accedere in un'area di memoria che non gli compete, si becca un segmentation fault. Adesso è quello che era scritto lì, però in un altro layout su un altro computer. Per cui, questa è più o meno la descrizione generale di che cosa Frosted doveva essere e deve essere al giorno d'oggi, quali sono le linee di guida. Domani alla stessa ora, sempre qui, farò un talk un po' più lungo dove spiegherò come sono implementate determinate cose, dai concetti a cui siamo partiti e come fare a metterci mani, perché è importantissimo che se qualcuno ha voglia di sviluppare sul kernel, che abbia la possibilità, diciamo, di entrare a contatto con lo stesso il più velocemente possibile. Andiamo velocemente spiegare come riusciamo a come si fa a installare Frosted. Diciamo che ci sono più repository che entrano in gioco. C'è il kernel stesso, c'è una toolchain che abbiamo modulato in modo tale da essere in grado di creare processi che possano girare in place, quindi execution in place fatta con i flat binaries. Ci sono degli header comuni, soprattutto per definire, per esempio, gli argomenti della OCTL, eccetera, eccetera. C'è una piccola userland che, diciamo, è un test log del kernel, ma contiene già, diciamo, una shell, un po' di utility per testare il sistema in generale, ma anche, non so, un piccolo server HTTP, un server telnet, un po' di cose anche per testare la rete, eccetera, eccetera. Ciò non toglie che potremmo anche compilare BusyBox, per esempio, e incominciare a giocare con questi componenti qua, ovviamente spazio permettendo sulla flash del target. E poi c'è la libreria Unicore MX, che è un fork che abbiamo fatto di libopensm3, che usiamo come hardware abstraction layer. Insomma, la struttura dei repository alla fine è così, dove ogni freccia è un submodule, un git submodule dell'altra. Cioè, diciamo che se si parte da qui e si fa girare make, tutto questo viene fatto automaticamente se i submodule sono in place. Però, insomma, basta fare git submodule update, una volta clonato questo repository qua, è tutto, diciamo, va a posto per conto suo. Eccetto questo signore qua, che è il generatore della toolchain, che però è una cosa di cui normalmente l'utente non si dovrebbe preoccupare, perché le toolchain vengono anche distribuite in binario e vengono create automaticamente da Jenkins. Infatti, la toolchain richiede dai 25 ai 50 minuti per essere compilata. Non è che ne compiliamo una tutti i giorni, però magari una ogni 2 settimane, perché
aggiungiamo una nuova chiamata di sistema o una nuova interfaccia da SQL, eccetera. Per cui meglio che se ne occupi qualcun altro, tipo Jenkins. C'era un link, però è venuto in blu. Archive.traxtech.com. Comunque, tutte queste cose che sto spiegando qui sono anche sul wiki di Frosted su GitHub. Quindi, se voi cercate Frosted GitHub, viene fuori anche un link al wiki. Lì viene spiegato tutto come fare questa cosa qua. Perché avere una toolchain tutta nostra? Perché così le nostre librerie di sistema sono parte della toolchain e non dobbiamo, ogni volta che compiliamo Hello World, stare lì a mettere 50 flag di compilazione, eccetera, eccetera. Risolve automaticamente tutti gli include path, eccetera. E tutto, diciamo, la toolchain serve per creare le applicazioni che girano su Frosted. Effetto collaterale benefico, che la toolchain riesce anche a compilare il kernel. E quindi non avete bisogno di installare una seconda toolchain per compilare il kernel. La toolchain genererà non degli ELF, ma dei binari flat. Questo perché i binari flat possono essere eseguiti sul posto. Questo che vuol dire che se hai un sistema con pochissima RAM, però vuoi comunque lanciare un eseguibile da diversi megabyte e lo puoi mettere su una flash su cui è possibile eseguire, a quel punto lì fai l'esecuzione sul posto e lo puoi fare solo se hai i binari flat, perché ELF richiede un processo di decodifica, di caricamento sulla RAM, eccetera, eccetera, e quindi andrebbe a impattare sulla quantità di memoria disponibile. La configurazione del kernel avviene con questo tool qui che abbiamo rubato da un altro kernel molto, molto più famoso, che è il menu config, quindi key config di Linux, dove si possono scegliere l'architettura per cui si compila il kernel, o tutti i device driver, o le varie caratteristiche dei driver, o quale porta seriale utilizzare su una specifica board, eccetera. E si può anche fare uso delle configurazioni predefinite via makedefconfig. Se per esempio prendete una di queste board, che sono vendute, diciamo, retail con la scatola e tutto, dove il porting è stato già fatto, potete utilizzare potete utilizzare una configurazione kernel già preconfezionata per la specifica board. Ovviamente, quello che l'industria normalmente fa con queste board è giusto fornire un ambiente di test per gli sviluppatori, ma poi sono board talmente semplici che è possibile stampare i PCB a bassissimo costo, anche di ingegnerizzazione, per cui fare una customizzazione con la stessa CPU e più o meno gli stessi device costa alla fine meno di comprare questa board. Questa board costa intorno ai, questa è l'ultima uscita, intorno ai 50 euro. Una board più piccola, l'F4, quindi con il processore Cortex-M4, costa sui 15 euro, ma la CPU è dell'ordine di 1-2 euro a seconda di quella che scegliete. Per cui, diciamo, stiamo parlando di costi molto ridotti. Ovviamente, così come per il kernel, c'è un menu config anche per userland, anche per le applicazioni che sono a disposizione adesso. Quindi abbiamo una serie di tool, come vi ho detto, sono delle librerie, c'è una libreria SSL, Wolf SSL, c'è una libreria per fare operazioni REST, quindi tipo HTTP o MQTT, eccetera, che è Mongoose, sviluppato da 60, tutta roba GPL. Le applicazioni che vengono selezionate sono archiviate in questo file system che noi chiamiamo XIPFS, che viene accodato all'immagine del kernel in una singola immagine. Il kernel praticamente parte e fa quello che potete immaginarvi, e alla fine fa partire bin init, da dove bin è il punto di montaggio dello XIPFS. Quando avete configurato tutto, lanciate make, vengono fuori un po' di immagini. Le immagini che vengono fuori sono kernel.elf, che è l'eseguibile del kernel in formato ELF,
che poi verrà convertito in kernel.img, che è la versione binaria, quindi eseguibile sul posto, del kernel. E viene anche, diciamo, fatto un padding fino a una dimensione, prestabilita, che è un multiplo, è una potenza di 2, dove praticamente quello è il limite della flash che dice questo è spazio kernel, da qui in poi c'è un file system user space. Quindi apps.img viene creata dal repository userland e viene attaccata all'immagine del kernel per produrre image.bin, che è la concatenazione di tutta questa roba qua. Perché tutti questi passi qui? Perché anche per dimostrare che non c'è nessun link fra il kernel e le applicazioni. Per cui il fatto che il kernel sia GPL2, a differenza di molti altri progetti embedded, non implica che le applicazioni debbano esserlo ugualmente. Quindi le nostre libc sono distribuite con licenze permissive, che sono parte LGPL, ma parte anche open source BSD, il che vuol dire che è possibile linkare applicazioni proprietarie in userland, perché non c'è nessun link con il kernel stesso, dal punto di vista binario. È esattamente quello che succede con Bionic su Linux per creare Android, per esempio. Fare il flashing sul target dipende dal tool che volete usare. Se volete, poi possiamo giocare un pochino nello spazio LAN. Vi faccio vedere come si fa il flashing sulle board. La cosa anche molto interessante è che siamo in grado di girare su Chemu, cioè Chemu in emulazione di ARM, che ci permette di far girare Frosted senza avere nessun hardware. Quindi potete far girare Frosted e anche debuggarlo senza spendere un centesimo di euro in hardware. Abbiamo anche creato un target un po' migliore rispetto a quello fornito da Chemu stesso, che ha 1 MB di flash, in modo tale da poter testare più applicazioni senza dover stare lì a riflashare tutte le volte. Quindi un enorme target con 1 MB di flash e ben 256 KB di RAM. E GDB può essere attaccato o tramite JTAG o tramite ST-Link, dipendendo dalla board, oppure può essere anche attaccato a Chemu, perché Chemu ha l'opzione in cui parte in modalità sospesa finché non si attacca al debugger, così potete vedere istruzione per istruzione il kernel che esegue. E questo chiaramente è un grosso vantaggio per fare debugging del kernel e con un po' di pazienza fare anche il debugging delle applicazioni. Per adesso che non abbiamo ancora finito di implementare la ptrace, l'unico modo è caricare i simboli delle applicazioni nei posti giusti, in modo tale da convincere GDB a debuggare anche le applicazioni. Per contribuire al progetto, ovviamente il punto di contatto principale è GitHub, ma anche ovviamente noi siamo su IRC tutti i giorni, su Freenode. Lo schema è semplice, c'è una peer review, la soglia per accettare nuovi patch è molto bassa, i suggerimenti sono sempre accettati. È un progetto che non ha un padrone o un direttore, diciamo, è un progetto di comunità e quindi come tale si basa tutto su discutere apertamente sui pro e i contro delle singole caratteristiche. Veramente una cosa di cui andiamo fieri è il nostro server Jenkins, che fa un sacco di cose, oltre a creare la toolchains automaticamente, fa tutti i test su 4 board diverse a ogni commit, è disponibile pubblicamente, quindi è possibile anche andare a vedere. C'è un dovere di ringraziamento a ST, che ci ha notati su GitHub e ci ha riempito di hardware, quindi ci ha mandato un sacco di schede, molto entusiasta del nostro approccio. Noi abbiamo preso la questione un po' chiaramente con la dovuta distanza, ma siamo molto grati che ci vogliano dare un supporto in hardware, quindi era una menzione da fare. Questo è quanto, vi invito domani a seguire il talk sullo sviluppo del kernel e delle applicazioni POSIX su Frosted,
sempre qui in casetta, sempre alle 3 del pomeriggio. Volevo chiederti, con il physical addressing, come senza MMU, come potete gestire l'user space e il kernel space, che non mi è Allora, tanto. Cortex-M mette a disposizione due stack pointer diversi, uno per la modalità user space e l'altro per kernel space. Per quello che riguarda la paginazione, lo stack di ogni applicazione è di dimensione prefissata ed è in spazio kernel, e grazie alla MPU praticamente ogni processo sa di poter accedere soltanto al suo spazio di indirizzamento in stack, e l'IP diciamo è condiviso per il momento, ma stiamo lavorando a un meccanismo per piazzare degli hook in modo tale che l'applicazione segfaulti quando va al di fuori delle proprie allocazioni. Però lo stack è protetto. Quindi la dimensione che l'applicazione può usare è statica? Sì. Cioè, nel menu config del kernel puoi scegliere se avere uno stack di 1, 2, 4, 8 kilobyte. Ovviamente tutte le flag di user land di compilazione vengono fatte in maniera tale che se compili un'applicazione che normalmente userebbe uno stack più grande di quello messo a disposizione, causa un warning che può diventare un errore in fase di compilazione. Però questo, diciamo, è molto comune quando si lavora su questi tipi di dispositivi, avere uno stack controllato. Quindi, diciamo, piazzare un array di 2K in stack non è mai una buona cosa. Meglio metterlo in data, quindi fuori dalla funzione. Come supporto di board, ho visto che c'è principalmente roba dell'ST, per aggiungere un'altra board, come funziona? Non è difficile, la maggior parte del lavoro va fatto sul pmuxing. Diciamo che dipendiamo molto dal supporto di libOpenCMT3, che è diventato WinAgar MX, però supportiamo NXP LPC, LM3S di Texas Instruments, anche l'M4. Un'altra serie di LPC, credo la 47XX, però insomma tutto quello che è supportato in Unicore MX è diciamo straightforward, è molto facile da portare in Frosted. Quindi in sostanza per aggiungere un altro dispositivo, per aggiungere un driver per altre CPU, basta andare nella libreria di hardware abstraction. Esatto, dipendiamo molto dal nostro hardware abstraction layer. Certo, ovvio. Se una cosa è già supportata lì, è una questione di pochi minuti portarla in Frosted. Altrimenti, chiaramente, bisogna andare dal datasheet a implementare il clock, gli UART, eccetera. Ovviamente tutto il pmuxing che dipende dalla singola board, non è della CPU. Grazie.